formazione. La commissione ha valutato positivamente il vostro curriculum degli studi, la presentazione e la discussione anche dell'elaborato di tesi. Pertanto, per i poteri conferitimi dalla magnifica rettrice dell'Università di Ferrara, vi proclamo dottore in infermieristica, abilitato alla professione sanitaria di infermiere con i seguenti punteggi. Simona Gioia, 102 su 110. Guido Migliori, 104 su 110. Michele Moretto, 99 su 110. Francesca Tafuro, 98 su 110. Lorenza Veronese, 105 su 110. Congratulazioni. Siamo in compagnia di Guido Migliori, neolaureato qua per la prima volta all'Università di Ferrara, ma con sede ad Adria. Lui, adriotto, anzi botrighese doc, è uscito col 104, insomma un voto veramente di tutto rispetto. E qual è l'emozione dopo 3 anni di sacrifici, di impegno, di tanta fatica? Un percorso magari per un'età come la mia un po' diversa, un percorso non indifferente, cioè comunque è stato però con l'obiettivo, che se no l'obiettivo finale di arrivare ad un traguardo e lo ottiene, lo riesce ad ottenere e ci sono riuscito, ci ha messo del meglio, sono molto contento. Sono stati 3 anni lunghi, però allo stesso tempo sono passati in velocità, quindi l'ansia ovviamente era molta, però ormai adesso è passato tutto, quindi sono molto contento. Ricordiamo Guido, laureato in scienze infermieristiche, quindi lunedì scorso esame di stato per l'abilitazione, adesso insomma la tesi di laurea discussa su... Io ho discusso l'impatto che ha avuto il Covid sull'infermiere nel periodo che ha dovuto vivere con il Covid e che però ha operato anche in merito a degenza non Covid. Quindi adesso un percorso lavorativo a gonfie vele? Esatto, direi di sì. Ormai insomma il tutto è fatto, quindi il mondo del lavoro mi e ci aspetta, anche i miei compagni di percorso.